Grazie, benvenutissimo episodio. Con lo Steaua Bucarest dopo la brutta, pesantissima sconfitta contro i nostri rivali di sempre. Di sempre, rivali. Il cammino continua perché non finisce nulla, si riparte sempre. Questo è il bello del calcio e della vita in generale. E oggi ci andremo a giocare queste tre partite fondamentali, fra l'altro. Abbiamo il Botosani prima, il Craiova dopo e poi l'Utarad. Il Craiova, ci tengo troppo a quella partita. Sarebbe riscatto oggi, questo episodio. Thank you all for waiting. We'll be taking questions now. Eccolo qua. Lo dici dopo il brutto match. Perso il derby. Cambieremo qualcosa. Tutte le possibilità di giocare in... Eh sì, speriamo però. Non mi pare a me. L'obiettivo è quello, ma non ci riusciamo. Daremo continuità. Il vertice, e beh certo, uno sconto diretto seppur sono a 8 punti, mi pare, sono lontani da noi. Non ci resta che attendere. Right, we'll be wrapping up now, guys. Thank you very much. E va bene. Partita complicata. E oggi fanno molti cambi. Ragazzi, questa è la formazione, tanti cambi oggi, non tantissimi, ma insomma in attacco c'è Markovic alla sua prima titolare, c'è Schelderup alla tre quarti e poi c'è anche Barnutiu, terzino sinistro. Eccoci qui ragazzi, benvenuti in casa del Botosani, benvenuti al Stadio Nuovo Municipal Botosani. Ci abbiamo giocato anche in Coppa, ci abbiamo perso 4-3, vi ricordo. Siamo usciti subito dalla Coppa. Vabbè, no comment per quella partita, ma sono tante le partite, cioè tanti blackout. Sinceramente, boh, non so che pensare. Comunque, scontro al vertice. Dicevo, non so tanto, non so cosa pensare perché è una squadra un po' particolare la nostra. Ci manca qualcosa. È chiaro che a centrocampo pecchiamo, difesa pecchiamo. In attacco non si può dire nulla perché abbiamo prodotto tantissimo. Oggi c'è il nostro nuovo giocatore alla sinistra di Lamantia, Schelderup. Vedremo come sarà il ragazzino. Ha fatto benissimo quei pochi minuti che ha giocato. Oggi certo è un'altra partita. Vedremo un po'. Vedremo un po'. Si parte dal municipale di Botosani, dal comunale di Botosani, poi alla fine sarebbe quello. Taglia il campo molto bene, poi allarga per Markovic. Attenta in dribbling, non le riesce. Allora Giorgiu a giro. Facile presa per il portiere del Botosani, ma il primo squilla è il nostro. Schelderup in mezzo. Palla buona, Markovic. Donna. Attenzione qui. Marin. Vede la mantia. Ma ci siamo andati a chiudere. Ha fatto tutti e due il movimento lì. Schelderup. No, ragazzi, sto ragazzino si vede che ha qualcosa in più comunque. Si muove in modo differente. Qui Markovic. Molto bene Markovic, allarga, attenzione. No, ho sbagliato, qui ho sbagliato tutto. Schelderup. Bella qui la palla, ma è purtroppo... Lamantia non sta benissimo. Allora Markovic. Giorgiu. Palla buona per Markovic. Troppo lunga. Che ti prenda un bene, Giorgiu. Che ti prenda un bene. Bella palla per Marin. Marin è tutto solo. Marin. Sinistro, ma dai, ma non segna mai questo, però. Un cesso di giocatore.
Bisogna cambiare, ragazzi, assolutamente. Bravissimo qui, Shelderup. Può imbucare per Markovic. Destro a giro, palla canestro lì. E non riusciamo a fare sto benedettissimo gol perché ce lo stiamo strameritando. Stiamo giocando anche bene. Che palla recuperata in mezzo. Vabbè. Se lo divora Markovic. Se lo divora Markovic. Era da solo davanti alla porta. E l'ha pure angolata. Il bello è questo, che l'ha pure angolata. Palla in mezzo, un gran cross e non entra, non entra. C'è qua il tiro. No, rigore, ti pareva. Una vaffanculo. Mi so, però sono stupido io che non tolgo le mani. Ogni tiro che fanno è mano comunque. Ogni tiro è mano. Poi rigore, sì. Tanto cambio. Sì, è calcio di rigore, vabbè. Quindi Raducan contro Florescu. Parato! Ancora! Terzo rigore, quarto, non so quanti ne ha parati. Veramente è difficilissimo segnare a Raducan su calcio di rigore, fra pali, fuori, che roba varia. Si rimane giustamente sullo 0-0, aggiungo io. No! Porca troia, non ha fatto tempo a dirlo gol. E vabbè ragazzi, questo è il periodo. Pensavo fosse... No, niente, qui siamo fatti uccellare. Raducan sbaglia qui, bisogna ammetterlo. E niente, prendiamo il gol di 1-0 a 20 minuti dalla fine. Non credo che riusciremo a pareggiarla perché non mi pare che sia proprio il vento, l'atmosfera per pareggiare un match. Chiaramente non riesco a segnare oggi, è incredibile. Marin. Indietro. Shelderup, non entra sta palla, non entra, non entra, manco a porto ho tirato qui. Bravo qui Vlasic. Stolojan. In mezzo, niente. Albu. A giro fuori. Vabbè ragazzi, è così oggi. Oggi va così. Corri ragazzo mio, corri. Corri ragazzo mio, corri. Gran palla per Markovic. Ma vaffanculo. Vaffanculo Markovic, che pippa oggi. Mamma mia, perdiamo una partita che dobbiamo vincere almeno di tre gol di scarto. I've just got a couple of questions about the match. Porca troia, 4 settimane. E in che modo? Influirà? Non troppo, però. Abbiamo più opzioni, per fortuna. Come la giudica? So bestemmie, so. Abbiamo commesso errori. Cioè, in realtà abbiamo giocato veramente bene. Mi sono piaciuti tutti i giocatori che hanno giocato. Però non abbiamo segnato. Cioè, incredibile. La palla non è entrata. Non abbiamo segnato. Cioè, sì, stavolta bisogna dirlo. Abbiamo dato tutto, raga. Poco da recriminare Thanks, that's all the dai miei. questions we have for you. Un bello dedici, mi pare un po' sbattuto. Un po' imbalsito. Allora, abbiamo raggiunto, mi sa, il massimo per diversi giocatori. Vediamo. Raducan ha raggiunto il massimo, credo. Bene, partita straimportante contro il Craiova. Siamo a 10 punti dal Craiova, mamma mia. Però
Andiamocela a giocare. Però abbiamo due giocatori fuori, no, uno. Eccoci qui ragazzi, benvenuti. Stadion Steaua. Steaua Bucarest, Università di Craiova. Partita valevole per la Liga 1. Siamo ormai agli sgoccioli di questo campionato, poi si giocheranno i playoff. Però questa partita per noi vuol dire tanto. Veniamo da due sconfitte di fila brucianti, veramente. Siamo a 10 punti ormai, siamo scivolati. Però abbiamo l'opportunità di far capire che siamo una buona squadra, di far capire che possiamo lottare per qualcosa. Mi aspetto, come la scorsa partita, di giocare quantomeno bene, poi vincere purtroppo ormai mi pare che veramente è diventato complicatissimo, porta a casa 3 punti. Mi sbagliano, Pavelescu ne approfitta. Fallaccio, fallaccio su Pavelescu che me l'infortuna fu. Questa era da rosso, questa era da rosso. Male. Fagli fallo, cazzo. Ehi, ai, ai. Questi ci partono in velocità. Un Cimpanu. No! Tutto solo. Il portiere doveva uscire. Cioè, questo Fosu ha saltato da solo. Non so perché il mio giocatore tipo è partito e è andato via. Quello che avevo io. Già in vantaggio dopo 5 minuti. Mamma mia, che disastro che stiamo diventando comunque. Tutto solo quella saltata. Gol di Ofosu. No, uno gol in campionato. Va bene. Se andiamo a un'altra velocità noi purtroppo, è brutto da dire, ma andiamo proprio piano. Manco questo ha preso. Balan. Sbaglia, sbaglia malamente. Attenzione, Fosu. Miracolo di Raducan. 2 volte. Cioè ci stanno prendendo a pallonate. Saliamo un po', raga, saliamo, su. Balan chiude. Fallo per noi. Ok, attenzione qui. Palla buona. Per Markovic. Primo gol con la maglia dello Steaua. Il numero 22 finalmente fa gol. Riguardiamo qui. Gran destro e gran gol. Lescu, palla qui larga però, larga, larga. Attenzione. In mezzo per Markovic ancora. Doppietta per lui. Si presenta così al pubblico di casa, finalmente. Doppietta. E 2-1, attenzione. Siamo in vantaggio, siamo svegliati dopo il torpore iniziale. Palla in mezzo e gol. 2-1. Finalmente Markovic, doppietta. Ok, fallo. Ma rosso, non è, vabbè, rosso. A caso, così, rosso. Allora hanno fatto due falli da rosso da dietro, io primo fallo rosso, diretto. Dai, ma che cazzo è? Ma che è un circo questo? Ma poi come fa a essere da rosso questo? Boh, non ho parole. La Toju parte la freccia di Bucarest e poi sbaglia perché giustamente noi dobbiamo regalare la palla a loro. Attenzione Stefanescu. Oh, dammi il giocatore. No.
Madonna, che giocata che mi ha fatto sullo stretto. Sono nel sinistro, a lato. E qui è un clamoroso 3 contro 2 per noi, Marin. Marin, dall'altra parte, per il... Vaffanculo, va fuori. Fammelo uscire, va. Molto bene qui. Schelderup, palla buona. Palla in mezzo, Schelderup, no, addosso gli ha tirato. Però grande azione. Grande azione dei padroni di casa. Prodi e con i denti stanno portando a casa un risultato che... Veramente. No, ma non ti far... sbagliano. Alvarez stanchissimo. Aspetta l'arrivo di Albu. Albu a giro! Madonna mia, se segniamo così a giù lo stadio. Si infuria, ve lo dici, perché voleva questo gol, forse. Gran conclusione a giro. Sto ragazzo ha veramente un bel sinistro. Chiama sono un giocatore. Attenzione qui. Vlasic, Vlasic, destro a giro, finisce qui, 2-1 per lo Steaua, compiamo un miracolo, 2-1, vinciamo contro la prima in classifica, in 10 uomini, si torna alla vittoria, siamo stati una grande squadra oggi, dimostra che questa squadra ha un'anima, e batte anche forte, il cuore di quest'anima ovviamente. La mantiere hai della squadra vince un punteggio rotondo, credo. Beh, oddio, in realtà no, non si è fatta sentire perché ha fatto doppietta Markovic. Siamo una squadra. O senza Andrea, giustamente. Che palle pure questo, le squalifiche. Abbiamo più opzioni. Ha giocato bene oggi Markovic, finalmente lo posso dire, ha giocato proprio bene. Un'ottima prestazione nel complesso. Ebbene, ora si gode, finalmente si gode, torniamo a 7 punti. Certo, stiamo sempre lontani dal Craiova, però abbiamo vinto, ragazzi, abbiamo spezzato veramente un brutto giro, quindi andiamocene a giocare Liga in campionato, vediamo un po' di gestionare. Eccoci qui, ragazzi, ci vediamo. Diogo Alvarez è rimasto ancora a 17 reti alla 27esima, anzi la 28esima di campionato. Eccoci qui, ragazzi, in campo Utarad, si trova nel distretto più a nord tra le squadre della prima divisione rumena, tra l'altro è una neopromossa come noi, e nulla, all'andata mi pare che sì, ci abbiamo vinto, non particolarmente, cioè non in modo agevole, però ci abbiamo vinto. Eccoci qua, noi terzi in classifica a 4 punti dal Gas Metan e a 7 dal Craiova. L'Usarad invece è ultima con 22 punti, quindi si andranno a giocare a pole, nella pole retrocessione. E qui intanto ci fanno vedere Alvarez con 17 reti, è da un bel po' che è lì. Oh, qui c'è da un po', non da tantissimo, perché ha segnato nel derby, però poi il derby purtroppo si è perso, quindi quel gol è rimasto un po' così. Comunque passano i giocatori,
Non so perché, ragazzi, c'era quel bug, però mi ha fatto un po' cagare in mano. Nevica, fa un freddo cane. E io direi che si può anche iniziare. Che figata con il campo con le righe arancioni. Effettivamente ci voleva anche la palla in un altro colore, però vabbè. No, attenzione, attenzione, Antal. All'indietro. No, Madonna, che cappella. Dio santo. Periodo, ragazzi, che prendiamo gol subito. Incredibile. Cappellone qui di Radukan. Ecco, ci mancava pure questo. Juan Pablo Passaglia. 3 gol in campionato. Beh, siamo già sotto quindi. Tanti errori Markovic. Vede molto bene Alvarez. No, ho sbagliato, ragazzi. Non c'entrava un cazzo. Lì R1. Palla buona. Giorgio. Alvarez spalla la porta. La imbuca per Marina. Marina. Pareggiamo col numero 7 che finalmente segna. Fanno qualcosa questi due centrocampisti. Madonna, che sono veramente due polmoni. Lui e Giorgio lì. Bravissimo qui Alvarez che inventa un bell'assist. Poi lui con il sinistro la mette sotto la traversa. Un tiro che non era neanche tanto forte. Però era abbastanza angolato. E quindi gol di Marin, o Marin, non so dove cade, cioè sì, come la pronuncia in rumeno. Vediamo, attenzione ai falli, fine primo tempo. Finisce un primo tempo abbastanza complicato. Calcio di rigore, vabbè. E chi cazzo lo poteva fare a mano se non... No, non l'ha fatta Balanna, mi sa. Costin l'ha fatta stavolta. No, devo toglierlo. Prima o poi lo toglierò. Quando mi ricorderò di toglierlo. Attenzione. O'Hara fuori. Errore clamoroso. Mamma mia, che brutto errore. Comunque, veramente, non so come cazzo è possibile, ma ragazzi non ci segnano mai su calcio di rigore. Mai. O chi tira fuori, o chi prende palo, Radukan che para. Cioè, veramente non ci segnano mai sui calci di rigore, per fortuna. Vabbè, Stefanesco allarga. Marin poi in profondità per Alvarez. Alvarez lo dribbla. La dà. Markovic! Il numero 22 sigla il gol, ma l'azione è praticamente tutta di Alvarez, che ormai è diventato uomo assist per questa squadra. Se ne va così, qui lo dribbla, poi la passa e lì Markovic difficilmente sbaglia, anche se ha sbagliato purtroppo. Gol del momentaneo vantaggio di Jovan Markovic, che mi pare si sia sbloccato del tutto ed è una ottima alternativa alla Mantia o allo stesso Alvarez, anche se qui però pare che siamo molto noi Alvarez dipendenti nelle azioni di attacco, perché il suo zampino c'è praticamente sempre sui gol. Attenzione qui Antal. Sinistro, Radukan vola. Ria per prima. Ecco, Vlasic se ne va così. Supera secco l'uomo. Alvarez. Altra
Assistenza. Marin la mette per il solito Markovic, che è sempre lì nel... Anzi, no, no, no. È Pavelescu stavolta, è il numero 9. Pavelescu 1-3 all'81esimo. Andiamo a casa con 0 punti. Intanto entrerà Sheldrup, mi pare anche giusto. Il sinistro, mamma mia, ha tirato una ciabattata. Però quanto basta? Testa e vaffanculo. Un altro gol ho preso. Che palle, quanto mi rode il culo prendendo tutti sti gol, ragazzi. Qua del 3-2, accorciano le distanze. No, partita è terminata. Finisce qui, ragazzi. 3-2 per noi. Non riusciamo mai a vincere una partita veramente tipo 2-0, 3-1, sempre risultati risicati. Vabbè, l'importante è portare a casa i 3 punti, cosa che è avvenuta. Ok, Just a moment of your time. nonostante la vittoria, io sono già ballato per già, come al solito. Contro la squadra nei singoli. Bella domanda, non lo so, sono sincero, non lo so. Dobbiamo cambiare qualcosa. Sì, sono ultimi, cosa si risparmiano in casa poi? Che domande? Dovremmo essere orgogliosi del nostro lavoro. Thank you. That's all the questions we have for you. E va bene, la partita vinta. Ci dà morale. Oh, bene, la prossima ci aspetta un gas metan che mi sale a buscate. Ragazzi, noi possiamo tornare addirittura secondi in classifica, quindi è un campionato tutto da vivere questo della Liga 1 e noi intanto ci vediamo come al solito ad un prossimo episodio. Ciao a tutti!